Benvenuti da Daniele, siamo su Motocicletta Team e siamo sotto la pioggia. Già sulla fiducia, un mi piace, segui, attivate la campanellina. Sono uscito sotto l'acqua perché volevo fare un video sulle curve e quando ci becca la pioggia, no? A meno che non si non è un po' uscite in moto, devo mettere a favore perché sennò mi arriva in faccia. Pioggia ci può sorprendere. Siamo abituati a usare la moto, avremo sempre con noi un buon antipioggia, di quelli più spessi, perché quando iniziano ad avere un annetto di vita non passa l'acqua, mentre se la moto nella stagione delle piogge non la usiamo può andar bene anche un antipioggia un po' più economico. Un'ultima cosa sugli antipioggia: devono essere facili da indossare, perché se prende l'acqua, ora che ci mettiamo l'antipioggia ci incastriamo, si appiccica sulle scarpe, poi iniziamo ad accaldarci, quindi facile da indossare. Come sceglierlo ci consiglierà bene il nostro rivenditore di fiducia. Allora, ho voluto iniziare una serie di video sulle curve. Oggi mi sono svegliato, pioveva, sta diluviando ragazzi. Mi nascondo dietro la moto qua per il vento. Ho voluto iniziare questa serie di ragazzi, se non mi mettete un like e non mi seguite dopo questa cosa. Allora, a fine video un piccolo click su cosa portarci sempre dietro per questa pioggia. Porca mia, sta diluviando ragazzi. Tre fasi: appena piove la pioggia è pericolosissima, perché sul manto stradale iniziano a galleggiare, mi proteggo un po' sotto l'albero, sul manto stradale iniziano a galleggiare tutto quello che è il pulviscolo e la sporcizia dell'asfalto, dal cielo viene giù quell'inquinamento e la pioggia sottile, leggera all'inizio rende gli asfalti scivolosissimi, massima attenzione. Se invece sta scrosciando come adesso, lava le strade, c'è un po' più di aderenza, non andiamo a fidarci troppo ragazzi, sta anche tuonando, sono sotto un albero, non è la condizione ideale, vabbè, ok? E se scroscia forte come adesso, lava le strade, c'è un po' più di aderenza. Stessa cosa, quando invece sta per finire, di nuovo l'asfalto diventa un po' insidioso. Al di là di tutto, la prima regola in assoluto è regolare la velocità. Andiamo piano, andiamo a una velocità adeguata al movimento delle macchine che ci circonda, ma mi raccomando prudenza. Se siamo in una posizione dove non possiamo fermarci e siamo un po' insicuri, attiviamo le quattro frecce, rallentiamo la velocità, occhio dietro allo specchietto, ci mettiamo all'estremità della strada, appena troviamo un punto sicuro ci fermiamo o usciamo dalla tangenziale, insomma dalla zona pericolosa. Detto questo, parentesi riguardante l'aquaplaning, non ne ho parlato, non ne stavo parlando, però è giusto fare un appunto. Cos'è l'aquaplaning? Si crea quel cuscinetto d'acqua tra l'asfalto e la gomma e così ci fa galleggiare, ci fa perdere completamente il controllo e l'aderenza della nostra moto. Come si evita? Regolando la velocità e mantenendo sempre sotto controllo lo stato degli pneumatici. Uno pneumatico vecchio, usurato, e in qualche video, forse short precedente, ne ho parlato, l'ho accennato, delle gomme. Mi raccomando, controlliamo bene lo stato della nostra moto. Se dovesse accadere perché non ci siamo accorti di una pozzanghera o comunque no, di molta acqua sulla nostra strada, cerchiamo di non spaventarci per quanto fosse possibile. Non chiudiamo di colpo, non freniamo di colpo, ma andiamo a rallentare dolcemente, così da evitare scossoni che ci possono far perdere l'aderenza e sbilanciarci. Chiudiamo dolcemente fino a quando la gomma non riaffonda nell'acqua e va a ritoccare il terreno. Chiusa parentesi. In questa serie di video vedremo un po' di curve.
oggi, ogni tanto ragazzi faccio così, devo pulire la lente, spero si veda bene e si senta decentemente, vabbè. Oggi vediamo le curve sotto l'acqua. Allora, anticipiamo bene la frenata e la scalata, non aspettiamo di arrivare sotto curva, dobbiamo mantenere la moto col motore in tiro, col motore che dia alla ruota dietro un bel grip, giri alti, non altissimi, i giri adeguati. Quindi anticipiamo bene con la marcia, rallentiamo bene a moto dritta, freno anteriore al 90-80%, bilanciamo col posteriore. Arriviamo in curva piano. Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo metterci in curva? La moto deve rimanere più dritta possibile, ha leggermente rallentato. La moto deve rimanere più dritta possibile. Ricordiamoci che più la gomma rimane dritta sull'asfalto, più avrà superficie. Usciremo noi con il corpo. Curva a destra, corpo verso destra. Manteniamo la moto dritta quanto più possibile. Viceversa, curva a sinistra, usciamo col corpo a sinistra e manteniamo la moto dritta. Adesso avrò qualche esempio, qui c'è una bella curva e da un bel rettilineo e poi qui c'è una S, insomma vi faccio vedere un po' cosa intendo. Ragazzi, mi raccomando, prendiamo questi video come linea informativa, chiacchieriamoci, facciamo il commento, ma non impariamo ad andare in moto o scoprire nuove tecniche con un video. Non basta, le sfaccettature sono tantissime, gli argomenti sono tantissimi che non si possono chiudere in un video. Bisogna fare i corsi. Io sono a disposizione, lo dico sempre, ci sono tutti i miei contatti, se volete fare un corso lo possiamo fare cucito sulle vostre esigenze, oppure possiamo fare un corso di perfezionamento, fare un corso di coppia in due sulla moto con la compagna o il compagno, sono divertentissimi, provare per credere. Ok, faccio qualche prova, piazzo la telecamera da qualche parte, vediamo un po' cosa succede. Allora lascio la telecamera qua attaccata che mi piace la posizione. Cosa avete notato? Sicuramente velocità controllata, non esagero, non voglio fare un video dove faccio vedere che si fanno curve a grandi velocità sul bagnato, non mi interessa, anche perché dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità, doti motociclistiche, ma sempre usando testa e prudenza, ma essere consapevoli anche dello stato della nostra moto. Al momento ho delle gomme che hanno circa 9000 km. Siccome le ho usate veramente tanto, ho una buona sensibilità. Mi sono reso conto che 9000 km, che non sono tantissimi, ma usate a dovere, usate parecchio queste gomme, stanno iniziando leggermente a cedere. Quindi rallento. Cosa notiamo al di là della velocità? La posizione, sguardo che anticipa la curva e poi esco dalla moto, cerco di mantenerla quanto più dritta possibile. Arrivavo da qui e a una velocità di terza, sarà stato un 70 all'ora massimo, scalo a moto dritta, freno bene con l'anteriore, posizione stringendo le gambe, poi ci sono i link, ragazzi andate a vedervi un po' tutti i vecchi video dove spiego la teoria, link in descrizione, forse esce anche qua da qualche parte, e stringo bene le gambe sul serbatoio, non scivolo attaccandomi al serbatoio, braccia
sempre mantenendo una certa flessione, senza mai essere rigidi, mai dritte, perché ci può essere una buca, no? Che ci faccia deviare leggermente la velocità, quindi un abbraccio rigido non va bene, quindi un po' i gomiti piegati, leggermente un po' più alti, va bene, ma questo è un discorso proprio da corso, cioè bisogna mettersi lì, fare un pochettino di teoria e parlarne, spiegare bene perché e per come. E poi affronto la mia curva, sguardo sulla mia traiettoria dove voglio andare e posso aprire il gas dolcemente. Qui c'è, spero si sia visto dalla telecamera, io lo vedrò in post produzione quando ormai non pioverà più e quindi non potrò rifarlo. C'è una S e quindi si vede proprio lo spostamento del corpo, sempre a favore della curva, curva sinistra, corpo verso sinistra per mantenere la moto dritta. Nello spostamento del corpo, che magari ho accentuato anche un po' troppo durante il video proprio per farlo vedere, dobbiamo essere dolci, delicati, non veloci da dare scossoni alla moto, perché lo scossone alla moto può scomporla, può fargli perdere un pochettino di aderenza, ci farà anche perdere tempo a noi, quindi dolci, per essere dolci regoliamo la velocità, prudenza e andiamo piano, ragazzi, non ci insegue nessuno. Messaggio subliminale ai ragazzi un pochettino più giovani che non hanno paura di niente, quindi ci sta che vogliono, no? Magari farsi vedere dal gruppettino di amici che non hanno paura, ok, però ragazzi, piano. Detto questo, niente, sostanzialmente è questo, regoliamo la velocità e ampliamo un po' di più i nostri movimenti, no? Sempre più esterno, moto sempre più dritta. E probabilmente per quanto riguarda un video, quello da dire è questo, vorrei vedervi dal vivo per eventualmente correggere qualche posizione. Ah, allora, ABS sì o ABS no? Solito discorso, se la moto è vecchia l'ABS non c'è. Io direi l'ABS sì, così dovessimo sbagliare o dovessimo aggredire un po' di più i freni, magari l'asfalto è un po' più scivoloso, allora parte l'ABS, ci aiuta a non cadere e a non farci fare un'imbarcata. Quindi io direi ABS sì, a meno che non stiamo facendo enduro, non siamo in pista, vogliamo togliere tutto per divertirci, però anche i piloti usano l'ABS, quindi direi ABS sì. Traction control, sì, perché no? A meno che non vogliamo farci un'uscita derapando, ma in strada non si può fare, quindi traction control sì. Se dovessero esserci buche o cambi di asfalto o pavé, l'acceleratore potrebbe, no, farci derapare, perlomeno farci slittare un po' il posteriore, quindi traction control sì. Molte moto adesso hanno la modalità rain tutta automatica, la mia non ce l'ha, soltanto il traction control e quindi modalità rain. Ma al di là dei controlli non dobbiamo aspettare che entrino i controlli, noi dobbiamo essere consapevoli e saper guidare la moto in sicurezza. Se ci facciamo prendere dai controlli, cioè se facciamo partire i controlli, se inseriamo i controlli e li usiamo, vuol dire che stiamo sbagliando, cioè i controlli sono lì per aiutarci qualora facciamo un errore o c'è una manovra di emergenza, ma dolci sui freni, delicati sull'acceleratore, posizione corretta, no? Ricordiamoci soprattutto in frenata a moto dritta, freniamo bene sull'anteriore, bilanciamo con il posteriore. I controlli, se facciamo tutto questo per benino, non entreranno mai. Ragazzi, credo che sia tutto. Io grazie per essere arrivati fino a qui. Il like l'avete già messo prima. Chi non mi segue, mi sta seguendo, mi ha visto sotto la pioggia. Va bene, ragazzi. Tutti i contatti in descrizione. Descrizione. Alla prossima, ciao.
ero dimenticato del trick finale, ragazzi, il trick finale. Che uso? È questo, guanti. In questo caso sono di nitrile, vanno bene qualsiasi guantino del genere. Perché? Siccome non fa freddo, adesso noi siamo a ottobre, metà ottobre quasi, io ancora qua al sud utilizzo i guantini estivi. So però che ogni tanto scoppia il diluvio. Ho in tutte le giacche da moto e nell'antipioggia, nelle tasche, questi guantini. Questi si inzupperanno d'acqua, questi qui mi lasceranno la mano asciutta e sicuramente calda, perché ovviamente acqua e vento ci si raffredda. Con questo guantino io ho risolto questo problema quando mi sorprende la pioggia e non ho il guantino antipioggia. È un metodo che utilizzo da un sacco di anni, funziona, faccio sempre così. Provate, costano niente, provate e vedrete che vi troverete bene. Ciao.